abbiamo il dovere di potenziare le infrastrutture portuali e di renderle direttamente ed efficientemente collegate con il sistema di trasporti su terra, quindi penso alle ferrovie, penso al gommato, ma penso anche al trasporto aereo. È un tema di grande e straordinaria attualità, le ZES, le zone economiche speciali, rientrano in questa opportunità di crescita e proprio su questo fronte la Regione Siciliana ha già tenuto il primo incontro, proprio perché Augusta diventerà, farà squadra con Catania, la Sicilia occidentale vedrà protagonista Termini Imerese, Palermo e Trapani, vedremo che sorte avrà Messina, per la quale noi immaginiamo un'autorità portuale a sé stante, l'autorità portuale dello stretto, e quindi anche lì la ZES potrebbe trovare concreta applicazione. Insomma, abbiamo davvero un mare di opportunità davanti a noi, bisogna rimettere a sistema il trasporto nelle sue modalità e questo è uno degli obiettivi al quale stiamo lavorando. Credo che oggi noi abbiamo questa opportunità su questa straordinaria nave, opportunità che ci viene offerta dal contrammiraglio De Felice, io desidero ringraziarlo davvero perché diverse voci, diversi soggetti istituzionali, diverse competenze possono confrontarsi e integrarsi. Il progetto è già partito, ci vorranno 8-10 mesi, ancora mancano alcuni provvedimenti da parte del governo nazionale. Proprio ieri ho parlato con il ministro per il Mezzogiorno a Roma, ho parlato della realtà portuale siciliana, della capacità di fare per esempio del polo della Sicilia orientale, quindi di Catania e Augusta, un porto per traffico commerciale, per traffico turistico, con la integrazione di una presenza ormai consolidata nella tradizione della Marina Militare che aggiunge e costituisce un valore in più sul piano del prestigio, sul piano dell'autorevolezza, ma anche con innegabili ricadute economiche.